raggiungerà. Grazie alla radiofrequenza, la compagnia di Linus e di Nicola, dallo studio nuovo super mega spaziale, rallegra la gente del nostro stivale. Ti faccio un paio di esempi. Quando io ho preso la radio, ho preso la direzione di questa radio, il suo claim era in poche parole tanta musica, perché era una radio che era nata con l'intenzione di fare tanta musica e di parlare pochissimo. Se noi avessimo continuato a fare soltanto tanta musica e poche chiacchiere, saremmo diventati uguali praticamente a tutte le altre radio. E quindi io ho virato molto sulla radio di personalità. All'inizio ovviamente c'è stato un piccolo rigetto, no? Sia da parte di quelli che lavorano qui, sia da parte del pubblico. Abbiamo avuto un anno di grande discesa sia di ascolti e forse anche di comprensione, e poi invece quando siamo ripartiti abbiamo toccato il nostro apice dal punto di vista degli ascolti. E vedi che ti diverti, col farol fuoco adiuvato ad accurti, puoi sentire anche qualche bella canzone, ma solo se piace al vecchio leone e non ti passa la voglia. Io ho iniziato a correre per caso e non credevo ovviamente che potesse diventare una mia passione vera e propria, e soprattutto di poter fare proselitismo. E invece mi trovo a essere, come dire, seguito come Forrest Gump da migliaia di persone che mi corrono dietro. Perché? Perché io quando parlo di corsa o quando ne ho parlato l'ho fatto con un tale entusiasmo, con una tale convinzione che la gente evidentemente ci ha creduto, no? E in più c'è uno slogan che noi abbiamo sulle magliette che rende molto l'idea, e cioè Run Like a DJ, che vuol dire se un disc jockey corre, puoi correre anche tu. Dunque, un leader deve soprattutto dimostrare ai suoi dipendenti, ai suoi collaboratori, di avere le idee chiare, che sembra una grande banalità, ma è la cosa più importante, perché la gente ha bisogno di avere qualcuno nelle cui mani mettersi. Però credo debba avere anche la capacità di riconoscere gli errori, che non è incoerenza. Tutti sbagliamo e l'importante è capire che si è sbagliato e si possa tornare indietro. Di base sicuramente le caratteristiche innate sono più importanti, perché la personalità o ce l'hai o non ce l'hai. Però spesso questa personalità è un po' vanificata da una incapacità nel relazionarsi. Io per esempio quello su cui sono molto cresciuto in questi anni, credo, è proprio nella capacità di trovare il modo per dire le cose alle persone. Da questo punto di vista credo che la democrazia sia una terribile controindicazione, è una meravigliosa utopia la democrazia, ma spesso serve per non andare da nessuna parte. Credo che ogni tanto ci sia bisogno di qualcuno che si assuma le responsabilità di prendere delle scelte. Se queste scelte aspetti di poterle condividere con tutti, non funziona, perché comunque l'artista ha un punto di vista molto personale, molto anche involontariamente egoistico ed egocentrico. E invece il mio ruolo è cercare di anticipare la stanchezza del pubblico, cioè è un equilibrio molto precario, no? Ne parlo spesso di questo, cioè la radio è fatta tanto di fedeltà d'ascolto e di sicurezza, però tu devi anche pensare che a un certo punto magari la gente non avrà più voglia di sentirti, no? E non devi aspettare che te lo dicano loro, però lo devi un attimo anticipare. Ecco, questa forse è la parte più delicata e più importante del mio lavoro. Ho una grande fortuna che faccio quello che nel calcio si chiama giocatore allenatore. Io faccio questo, io gioco alla mattina e faccio ancora il programma più ascoltato della radio, dopodiché faccio anche il direttore, e quindi mantenendo il contatto col microfono continuo a mantenere anche il contatto con l'emotività che può avere l'artista quando va in onda, e quindi quando parlo con l'artista parlo con il mio simile, non gli parlo in maniera verticale, cioè lui magari mi riconosce il ruolo, però si rende conto che stiamo parlando la stessa lingua, e questo è molto importante. Chiama Italia, la trasmissione DJ.